i documenti successivi al manifesto di fondazione, già all'inizio degli anni 10, applicano dettagliatamente la possibilità così scoperta ai singoli rami artistici, particolarmente alla pittura, che forse riusciva a realizzare nel modo più coerente gli obiettivi. All'epoca di questa grande fioritura, che possiamo considerare il primo periodo mai più superato nel movimento, con l'aiuto di questa nuova mitologia da esso introdotta nell'arte, il futurismo riusciva quasi a far dimenticare a se stesso ed anche nell'animo dei suoi seguaci il sentimento inizialmente tanto forte dell'essere alla merce dell'orrore della vita, la morte, metaforicamente la presenza costante e minacciosa dell'orca Mafalca, che nel romanzo di Marinetti è accovacciata sopra di noi sotto il soffitto. Il mondo pieno di ghirigori orientali, dal greve erotismo e dal simbolismo tragico di Huysmans o Moreau, al quale fa pure riferimento il manifesto di fondazione, questo tecnicismo rievocato con un entusiasmo quasi religioso era riuscito a colpirlo per un certo tempo, benché nei suoi recessi, nel periodo interventista per esempio, nell'impegno a favore del dinamismo, nel favoreggiamento della guerra, il dramma della morte fosse sempre presente. Questo ramo dell'avanguardia, a cui si aggiungono ormai anche le esperienze orripilanti della Prima Guerra Mondiale, l'aspetto più caratteristico è forse il desiderio della Première Aventure Céleste de Monsieur Antipirin di 16, anche se lo sfogo del dadaista Zara, cominciamo a reprimere il dolore e sostituiamo le lacrime con le sirene che suonano da un continente all'altro. Queste sirene suonano perché non si possano sentire le grida dolorose del nostro essere umano e per ritrovare un po' la dignità, la coscienza umana. Questo è il ruolo di ogni genere di azione. Questo è l'attivismo del controdolore, formulato dal Palazzeschi con il suo umorismo macabro tanto raccapricciante. In Cascia, che non era cresciuto in un ambiente culturale che cercava le questioni fondamentali dell'esistenza umana, il problema della morte non si manifesta affatto. La parola di moda mesto, così spesso usata, è piuttosto l'espressione della superfluità e dell'impazienza, diciamo così, dell'insoddisfazione dell'esistenza. E non appena individua tramita il suo ambiente l'attesa legata alla sua persona, nonché la coscienza della sua vocazione, la speranza di risolvere i problemi personali nel cosiddetto individualismo collettivo, dimostratosi in seguito così illusorico. Ciò fa dileguare nel suo modo di vedere l'umore tetro dell'inizio del secolo, collegando il suo culto della personalità con i movimenti socialistici. Dall'aspirazione ungherese di formare la poetica dell'azione non si possono certamente omettere gli effetti diretti dell'espressionismo tedesco, ma questo slancio caratterizza in sostanza tutta l'avanguardia all'inizio degli anni 10. Il suo scopo è l'elaborazione di modi di espressione diretti e non solo nella letteratura, ma nelle arti figurative, nella musica, nel teatro, nel film e così via, che possono essere la forma di manifestazione irrefrenabile del io speranzoso di liberarsi e precisamente aiutando la trasmissione delle energie di tempi nuovi. La gamma si presenta ai nostri occhi è piuttosto vasta sotto questo aspetto. Il ramo tedesco porta piuttosto i metodi istintivi dell'animazione che permea tutto con il soggetto, mentre quello italiano, sia pure sotto l'effetto francese, è più oggettivo, analitico, anzi è quello delle variazioni speculative che vorrebbero bandire per sempre il sentimentalismo e con esso anche la casualità del punto di vista personale. Si tratta dello stesso dilemma che preoccupava già Zola e finiva sempre per avvilupparsi nella problematica dell'oggettività, nel modo del riflesso fedele della sfera esterna e interna dei fenomeni.
su questo il futurismo si pronuncia, come dice Marinetti nel Manifesto dello splendore geometrico e meccanico e della sensibilità numerica, nel senso che ora la poesia delle forze cosmiche soppianta la poesia dell'umano. Il poeta può essere considerato anche un medium. Ciò si perfeziona molto più tardi nell'action painting, per esempio, e nella poetica letteraria di questo tipo. Quindi l'aumenta il ruolo dell'intuizione, liberandosi dal morso delle strutture convenzionali della comunicazione, sviluppatesi precedentemente affinché in tal modo il linguaggio sostituisca la descrizione con la definizione. Il manifesto tecnico della letteratura futurista ne trae precisamente le conclusioni pratiche. Cancella la frase a cui subentra l'automatismo delle parole, dei paroliberi, offrendo la possibilità a qualsiasi libera o bizzarra associazione di idee. Cessa quindi ogni complemento attributivo e possibilità di confronto, il tale quale. I sostantivi possono essere usati solo nudi, esenti da ogni correlazione, e i verbi solo all'infinito. Grazie a ciò il futurismo, eliminando anche l'interpunzione, spera di realizzare nel testo un flusso che, quale stile vivente, nasce in sostanza da se stesso, e i vari segni matematici e musicali ne indicano tutta più il battito interiore o l'indirizzo. Il progetto voleva quindi eliminare completamente ogni soluzione naturalista impressionistica e si poneva l'obiettivo, sia permesso definirlo così, della raffigurazione verbale, poiché il verbo, usando l'espressione banale, esprime sempre azione. L'effetto liberatore di quest'idea può essere importante per tutta la poesia del secolo nostro. Le regole di Marinetti, però, in parte per la violenza che esercitano sulle leggi della lingua, in parte per la diffusione delle parole onomatopeiche, aiutano ben piuttosto il documentarismo di riflessione delle impressioni. La prosa di Marinetti, definita scherzosamente da Papini Zang Tum Tum, basta citare a questo, per esempio, alla battaglia di Adrianopoli, fa un inventario accurato delle impressioni, spettacolo, suoni, movimenti, cerca di rievocare per esempio lo scoppio delle granate, le raffiche delle mitra, lo sguazzare dei soldati nel fango. Tuttavia il quadro complessivo resta statico, inoltre, in conseguenza della natura della lingua italiana, certe strutture, per esempio capigliature nerissime, sono purtanto inevitabili. L'uso dell'infinito elimina solo l'indicazione del rapporto più preciso, ma non diventa determinante. Se possiamo parlare affatto di dinamica, questa è provocata dalle parole onomatopeiche, come se il testo nato secondo il manifesto del futurismo è piuttosto lezioso in sostanza, proprio con questa musicalità, fosse solo la modernizzazione delle ode di Marinetti piuttosto simbolista, dedicata all'automobile di corsa divenuta in Ungheria, grazie alla traduzione di Dezső Kosztolányi, il modello della poesia futurista, con questi denti stridenti di tuff tuff e il fracasso, lasciano supporre che usciamo dal cappotto di Verlaine e in sostanza neppure il Zang Tum Tum indica altro, si tratta di registrazione di impressioni, sia pure non al cospetto del sole nascente, bensì in un campo di battaglia o su una strada nazionale. Questa musicalità manca in Kassák e in quasi tutta l'avanguardia ungherese. Mancano anche le aspirazioni descrittive, di registrazione dei fatti, ma anche l'oggettivismo speculativo. Sin dagli inizi, invece, nel suo materiale linguistico si manifesta l'impiego molto frequente del verbo, e la conseguenza è che, se anche il soggetto è piuttosto un'impressione, nel nostro esempio registrando un tramonto, il paesaggio palpita e si agita letteralmente, animandosi con la proiezione della propria anima. E questa soluzione appare originalmente istintiva,
può forse essere definita costituzionale. Non c'è forse un verso nella nostra citazione in cui il verbo non abbia in qualche modo un ruolo. Sono le sette. L'orbe terrestre ha fatto un grande giro. Un vento fresco barcolla sugli alberi. Sui campi multicolori coperti di polline il tramonto galoppa sul carro traiano dai corvi. Impallidisce il volto del sole immerso nel sangue. Dai suoi occhi chiudentisi spargono ovunque le ombre. Sui monti occidentali che azzurreggiano lontani, di sera sventola una bandiera nera. E nel suo calice si scioglie il suo rosso e dorato, mentre si china fino a terra sull'orizzonte per rimangiarsi i suoi raggi spezzati. Poi il suo volto bianco si altera oscurandosi con il suo drappo funebre stende una tenda sul cielo crepuscolare tinto di rosso. Forse riecheggiano qui anche le personificazioni di Petrarca dell'Ottocento, ai inizi, dove l'altro sonetto pubblicato lo stesso giorno presenta soluzioni ugualmente piene di movimento. Geme l'oscurità gestante, la sua ala si piega nella polvere, strappano il velo, la luce inizia la lotta, eccetera. Questo dinamismo espressivo, istintivo, finirà per compiersi poi alzando ormai la bandiera del verbo nei versi iniziali dell'epopea nella Maschera di Wagner di 15. Cito: «O vita, io che ho portato sulla schiena la mia casa, scivolando nel fosso ai piedi dell'albero degli affanni, sbocci ora il bozzolo solitario delle pene e il mondo lontano si apra al mio passaggio, perché ero sinora la bestia di soma delle lacrime che ara la cara cerchia dei suoi occhi, ma ora sono l'ostinazione che bussa alla porta del cielo, lucerna del verbo sconvolto, tormento pieno di fuoco». Gashak ormai sembra divenuto cosciente del tesoro che si nasconde nelle sue mani con il verbo sconvolto. Nella sua grande opera di 20, intitolata Magyak Énekelnek, cantano i roghi, ne fa uso già in modo sovrano, fondando, ormai non solo nell'avanguardia, il diritto della raffigurazione verbale. Non creo teorie manifeste per giustificarle, ma il suo dinamismo espressivo, intuito istintivamente, inserendosi nel contesto del linguaggio poetico tradizionale in Ungheria, si è dimostrato indubbiamente valido fra le proposte dell'epoca, allorché, nel periodo fra le due guerre, il giovane Attila József fece la sua comparsa e con un grido rosso rompe il vetro delle finestrelle del passato. Ringrazio il professor Szabo per questa sua relazione, che oltre a essere molto informativa ci ha presentato anche una bellissima analisi del materiale presentato. Spero che tutti noi potevamo imparare qualcosa seguendo le analisi del professor Szabo. Prima di... Potevo fare una domanda? Sì, prego, prego. Per noi, prima, anche per avvicinarci, questo fu purtroppo un po' macista, questa avanguardia ungherese. Cioè, sì, furono c'è un'eredità, però eredità di nuovo post simbolista, di un erotismo
abbastanza liberatore, prima di tutto di Andrea Oddi, e anche degli anteriori di Andrea Oddi nel fine del secolo, dove finalmente, e non so come nel Mitteleuropa, quando ancora in Inghilterra c'erano questi movimenti, anche in Ungheria cominciava a cambiare qualcosa, cioè si presentarono anche poetesse che prima non c'erano, e una certa signora, una contessa, Zobel Minka, si chiamava Minka Zobel, che ha scritto appunto una, è tipicamente secessionista poi, negli anni mi pare 96 o così, un dramma su Donna Juana, quello che vuol dire che una donna, Juana, Donna Giovanna, che ha una forza attrattiva così forte che azzardisce almeno anche sedurre Gesù Cristo, cioè abbiamo fino a questo punto di una forza fatale, sempre la femme fatale che è di questi tempi, cioè la donna naturalmente sì, è presente come figura di una cosa un po' strana, enigmatica e corrompente, è qualcosa del diavolo, del peccato. Non so, forse anche in Italia hanno pubblicato le poesie con la copertina, con una figura evasiva di donna così lunga, un po' in aria, un po'. E anche questo in ambito populista, perché da noi Marinetti sosteneva che fosse più vicine al momento populista le donne da varietà, le donne che comunque dichiaravano immediatamente. Guardi, ma però in Ungheria almeno noi, come popolo dei cavalieri, non abbiamo condiviso mai il disprezzo delle donne, cioè così non abbiamo contatti con il futurismo. Ho visto che ne ha scritto, mi scusi, ne approfitto per una cosa, ha scritto una cosa su un libro su Pirandello. Sì. Qui in Italia hanno ritracciato, cominciano a rivalutare l'influenza di Pirandello, dei futuristi nel Pirandello. Riesce in qualche modo ad aggiungere qualche cos'altro? La domanda è abbastanza difficile, devo dire. Prima di tutto però vorrei esprimermi la mia gioia anche su questa settimana futurista a Roma e anche su quello che ha detto sul Pirandello, perché questi sono i due punti della cultura italiana del Novecento che purtroppo finora non aveva quel merito che dovrebbe avere, cioè voi avete tanto tesoro e ancora non avete comportato, non avete fatto forse cioè il teatro francese che ha scoperto un pochino prima, o almeno ha accettato Pirandello. Anche noi in Ungheria avevamo grande in moda, o Svevo, citiamo il caso di Svevo, e anche Pirandello. Allora con Pirandello è difficilissimo dire, io direi che anche lui sbuca fuori dallo stesso terreno di cui ho parlato. Vedi le poesie scritte a Bonn e di prima a Palermo, anzi tre giorni prima ho avuto occasione di vedere un manoscritto di Pirandello di 13 anni, unico esemplare perché tutto il volume è scritto a mano, di poesie che il suo maestro ha tirato, non so, e poi ha conservato a casa, cioè tutto questo mondo dove non ha trovato il posto, dove era pieno di sofferenze e paure, incubi, che dovete ricordare la poesia di un morto molto strano, vede un corpo morto dove gli occhi sono aperti e scopre che un occhio di quel morto è di vetro, è quello che ci guarda. Così finisce una poesia di Pirandello giovane, cioè sempre c'è questo guardo, sempre ci fissa qualcuno, come anche nell'arte troverete, adesso non mi viene in mente quel grafico di Nord che sempre faceva degli occhi, l'occhio ce l'ha, sì. Cioè sempre c'è qualcuno enigmatico sopra di noi,
non si sa nulla ancora. Il mondo è cambiato, comincia quest'era della civilizzazione, dei motori, dell'industrializzazione e così via, mentre ancora le regole sono del mondo vecchio, antico. Qui ognuno ha sofferto un pochino forse, ognuno aveva qualcosa di incerto, non ha trovato la felicità. E in questo si può inserire anche la figura di Pirandello, proprio povero siciliano, che poi incontrandosi con la filosofia tedesca, che è molto importante nello suo sviluppo, poi proprio da questo miscuglio, se citiamo Nietzsche o Wagner o tutti questo, conoscendo la cultura tedesca, ha formato quello che ha formato, naturalmente con un salto abbastanza importante con i sei personaggi, quando veramente ha rovesciato tutto e è diventato uno di sé, cioè lui che è. Ma direi che il terreno di partenza è proprio la stessa. Dai, anch'io posso dire quello, è questo che senza dubbio il futurismo, nonostante tutte le sue tragedie politiche, sì, era però il gesto, quello della rivolta, è una rivolta del modernismo in senso del motore, dello slancio, del punch. Dicevano che Milano ha questa forza. Senza dubbio ha fiutato qualcosa del nuovo nel secolo, e loro sono i primi. Cioè, mentre erano chiusi questi saloni pieni di sofferenze, pieni di poesie, così, anche voi avete tante di queste, molto belle, del crepuscolarismo e così via, però loro almeno hanno trovato qualcosa, hanno afferrato qualcosa, male o bene, però l'hanno trovato, e questo è molto importante. E se vediamo la storia dell'arte e anche della pittura e anche della poesia di questo secolo, arrivata la storia fino qua, fino dai nostri giorni, ci troviamo un dinamismo. C'è un dinamismo, c'è un nominazione, direi, quello che non era prima. Sempre abbiamo fatto dei paragoni, il cielo è com'è, la nave com'è, mentre adesso, come qualcuno con un fucile vuol proprio accennare del bel centro del contenuto, e la denominazione e la cognizione coincide, mentre prima questo non esisteva. Questo forse un po', non direttamente ma indirettamente, è certo che è una conseguenza del futurismo. Lancio la parola invece prego. Questo problema che
non riesco a capire questa diversità completa tra la produzione iniziale, che si riallaccia al movimento dell'avanguardismo europeo, eccetera, con la produzione finale del Kafka. Come se lui si fosse arreso, ottenuto. È vero che c'è qualche poesia nella quale dice il poeta, poveretto, è un poveraccio che porta la croce, deve subire tutte le accuse e può continuare ad andare avanti per la sua strada, però poi in realtà nella vita culturale e direi anche politica ungherese la voce di Kafka nel periodo del, ripeto, dell'epoca kadariana praticamente inesistente, cioè lui si adatta a un certo, ripeto, conformismo sociale nel quale si squarcia e si trova bene. Io non dire conformismo. Lui ha cessato la sua attività sociale artistica direi negli anni 47-48, quando fu un uomo molto stimato e anche presidente del Consiglio delle Arti, o non so, c'era aveva un'altra funzione. Però lui veniva costretto a tacere e veniva buttato fuori dalla vita letteraria. Così di Rakosi, già, sì, cioè negli anni 50. Sì, lui ha finito, sì, lui ha finito. Allora veniva questa occasione di 56 dove non si è mosso. Poi veniva fuori un Kafka classicista. Forse adesso venivano fuori i suoi valori che aveva e ha conservato fin dall'inizio. Dall'inizio c'è per esempio la stima delle donne operaie, cioè lui sempre aveva questi valori di un buon ungherese di villaggio, e sempre voleva trovare una pace, una tranquillità anche in se stessa, anche fuori nei dintorni. Nei primi decenni però tutta questa lotta d'avanguardia lo ha trascinato. Più tardi, come si è visto i suoi romanzi pubblicati tra le due guerre e anche le poesie, ha cessato lentamente tutta questa attività, è divenuto un uomo chiuso, isolato, che vive per sé e vive introvertato. Questo poi durante il regime di, in questa fase di Kafka, di Kadar, cioè nei primi anni, lui è morto nel 67, cioè aveva conosciuto soltanto il primo periodo, che è molto interessante in confronto del secondo, cioè dopo 68. Cioè c'era uno slancio in Ungheria, c'era la fede, o almeno l'idea, o la supposizione che forse non seguiranno le cose la strada di Rákosi, forse sarà un cambiamento, almeno più libero, più aperto, così via. C'era una consolazione, e anche il film ungherese, anche la letteratura, anche l'arte, dimostra una certa speranza negli anni 60. Cioè il grande decennio del cinema ungherese è proprio per questo. C'è una speranza, che poi dopo l'intervento di Praga è finito. In questo Kafka, forse anche offeso dalla storia, e poi aveva ragione in questo, cioè lui che era bravo pescatore, andava a pescare ogni volta sempre solo, io ho conosciuto lui soltanto in questi anni, negli anni 60, e abbastanza spesso sono stato da lui, conosco la casa, i libri, cosa ha fatto, ha cominciato a dipingere di nuovo, ha fatto i quadri, e scriveva queste elogie e queste cose quasi classiche di valori eterni, se vogliamo. Cioè lui ha oltrepassato il presente, ha superato il presente, non voleva più parlare e vedere quello che succede. Cioè, se vogliamo, è una forma dell'evasione abbastanza tragica in questo senso, sì, ma conformismo non direi, perché non, con nessun segno lui non si offre al regime o non ha accettato nulla,
ha accettato quello che almeno poteva pubblicare le poesie e basta, mai più, niente di più, non ha, aveva niente ruolo, non ha accettato nulla. È vero, professore. Pardon. Se non trovo la parola in italiano, come si dice cosa in shake a shake? Volgarità. Cioè un grido contro la volgarità. Diversi titoli da parte del professor Sabo, ha scritto su Pirandello, che ho dimenticato a menzionare, ben che fosse molto importante anche questo suo saggio. Poi io da siciliano non ne potevo fare a meno di Pirandello. Ha ragione, però vorrei citare ancora un titolo. Lui, come ho detto, ha scritto e scrive, e spero che continuerà a scrivere anche sul film. C'è un libro sul regista ungherese Gál, che possiamo salutare tra di noi. Allora, c'è un altro incontro che devo fare palese, diciamo così, anche perché il lunedì prossimo cominciamo a proiettare un ciclo dei film di questo nostro amico, di questo nostro regista molto importante. Figura importante della nuova ondata del film ungherese degli anni 60. Allora, un incontro dell'autore e del soggetto dell'autore.
E poi inauguriamo anche una bella mostra fotografica di dell'amico Gali, sempre il lunedì. Siete tutti, sarete tutti ospiti graditi anche la sera di lunedì, e vi ringrazio di nuovo per questa esperienza importante che potevamo condividere con gli amici e con i nostri ospiti. Grazie. Grazie. Preparing it.
fortunatis esset.